Cosa ne pensa di questo festival? Beh, insomma, dalla Notte Bianca della Poesia che abbiamo organizzato per 4 anni consecutivi presso il Colonnato e la provincia di Bari, e quest'anno per la prima volta l'abbiamo, come dire, trasportata quasi di peso presso l'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo. È stato ugualmente un successo, però proprio per questo il tentativo che viene fatto qui a Bitonto, grazie anche all'impegno di Nicola Abbondanza, è un tentativo sicuramente virtuoso, perché là dove al centro della nostra discussione culturale c'è la poesia, abbiamo comunque forte il senso di una partecipazione popolare assolutamente straordinaria, così come per la Notte Bianca, così anche per questo evento straordinario che si svolge a Bitonto. Ma crede che questi eventi possano in un certo senso inflazionare, per così dire, la poesia? Ma nella maniera più assoluta, perché pensiamo di fare, faccio un esempio proprio banalissimo, lo stesso evento con un reading di romanzi, non avremmo lo stesso successo, perché all'interno di ognuno di noi, diciamo la verità, si nasconde un poeta, e questo poeta poi alla fine viene fuori anche in queste espressioni popolari, come ho detto prima. Ma il contrario, ho l'impressione invece che proprio questi reading di poesia, questi eventi, ci danno anche la possibilità di scoprire posti nuovi, no? Questi anfratti, queste corti che si aprono alla musica, alla poesia, all'arte, danno la sensazione reale, ma proprio concreta, di vivere i luoghi, di calpestarli, di renderli propri, e quindi chiaramente di avere quella sensazione di respirare un'aria nuova, ecco.